Allora, tutti quanti ci chiediamo che futuro avrà la ristorazione collettiva in questo periodo post-pandemia. Non ci sono delle risposte ben precise e definitive. Sicuramente dovrà avere il ruolo di riaggregare le persone con dei format diversi, dei modi di servire il pasto diverso e cercare di rifare, di riprendere quella interazione tra tutti i lavoratori, sia i colletti bianchi che i colletti blu, che nel loro contesto lavorativo hanno sempre utilizzato la pausa pranzo come fattore di socializzazione. Quindi la sfida è questa, riprendere con nuovi format, nuovi modelli, quella socializzazione che per tanto tempo è mancata tra le persone. E ricordiamo sempre di non snaturare troppo questo settore. Consumare seduti al tavolo, consumare con una stoviglia, consumare non solo con un concetto di pasto destrutturato, può riportare davvero un auge questo settore che ha sempre contribuito allo sviluppo, anche welfare e a un benessere della persona nell'ambito lavorativo.